Ti consideri una persona senza pregiudizi? Beh, lasciami dire che ne dubito. Sai che esiste un test per misurare i tuoi pregiudizi? Lo vedremo in questo video. I pregiudizi intesi in senso sociale sono atteggiamenti e sentimenti negativi provati nei confronti dei gruppi di cui non si fa parte, i cosiddetti out-group, che poi possono portare ad atteggiamenti discriminatori. Siamo educati a pensare che discriminazioni e pregiudizi siano una cosa negativa, per due motivi. Primo, la cultura europea contemporanea, per fortuna, si basa sugli ideali di uguaglianza e fraternità. Secondo, nella storia recente, la cultura europea e in generale occidentale è stata autrice di alcune fra le peggiori forme di discriminazione mai attuate. Quest'ultimo aspetto comporta una grande contraddizione. Noi siamo educati al valore dell'uguaglianza, nonostante pregiudizi e discriminazioni siano ancora radicati nella nostra vita quotidiana. Una conseguenza di ciò è il razzismo avversivo, cioè la compresenza all'interno della stessa persona di valori egualitari e sentimenti negativi nei confronti di alcuni gruppi di persone. Per esempio, le persone che dicono non sono razzista, ma sono tutte persone che provano dei sentimenti razzisti, ma che devono giustificare se stessi perché comunque sia percepiscono che il razzismo sia qualcosa di negativo. È una vera e propria situazione di conflitto interiore, che, intendiamoci, può portare anche a una sensazione di disagio. Ma se vi dicessi che il pregiudizio verso il diverso è qualcosa di normale? La nostra mente è portata istintivamente a considerare il gruppo di cui facciamo parte come migliore del gruppo di cui non facciamo parte. È un meccanismo istintivo dettato dalle emozioni, da un bisogno di autostima ed è un cosiddetto bias. In altre parole, è un meccanismo di pensiero semplificato e irrazionale adoperato dal cervello per non sprecare sempre energie in pensieri complessi, di cui però è comunque capace. Le teorie razziali sono delle razionalizzazioni a posteriori di questi pensieri irrazionali. La questione importante qui è essere consapevoli e capire che i sentimenti negativi provati nei confronti del gruppo di cui non si fa parte, dell'out-group, siano appunto dei pensieri irrazionali e semplificati. E che se vogliamo davvero capire il mondo, dobbiamo impegnarci un po' di più dal punto di vista cognitivo. Dobbiamo adoperare dei pensieri complessi. Ma soprattutto, bisogna accettare che chiunque può avere dei pregiudizi, anche le persone che si battono per contrastarli. Ho appena finito di leggere un romanzo di fantascienza, Il grande disegno di Farmer. Uno dei personaggi del romanzo è una attivista femminista, un personaggio che ha ricevuto delle aspre critiche, dato che non ha certo delle forme di pensiero ideali. Sintetizzando, il personaggio ha degli evidenti pregiudizi verso il genere maschile ed è stato preso come una caricatura in negativo delle femministe. In realtà, secondo me, il personaggio è più complesso di come è stato presentato nelle critiche. Perché Jill Gulbirra, si chiama così, è perfettamente consapevole dei propri pregiudizi e durante il romanzo si sforza di contrastarli, di crescere, di superarli. È un atteggiamento che a me sembra molto positivo. Infatti, Jill Gulbirra nel corso del romanzo evolve e matura da questo punto di vista.
tralascia i propri pregiudizi perché è consapevole che sono sbagliati, nonostante di primo acchito non può fare a meno di provarli. Riassumendo, noi dovremmo imparare molto dal Jill Gulbirra. Dovremmo essere consapevoli di poter provare dei pregiudizi e essere capaci di accorgerci quando questi sono presenti, così da contrastarli e migliorare anche la nostra comprensione del mondo. Ed è qui che viene il nostro test. Nonostante sia strutturato come un videogioco, è un esperimento scientifico a tutti gli effetti, che è in grado di misurare i pregiudizi provati da una persona in maniera implicita, inconscia, attraverso la misura dei tempi di reazione e nella misura degli errori commessi nel classificare una serie di stimoli. È più facile farlo che spiegarlo. E per questo adesso lo farò davanti ai vostri occhi. Il test si chiama IAT, test di associazione implicita. Si tratta di un esperimento che possono fare tutti. Il link ve lo lascio in descrizione. L'università di Harvard prenderà poi i risultati del test e li userà aggregati a tutti gli altri per i suoi studi. C'è una versione in italiano, ovviamente, ed è quella che vi linko. Purtroppo, però, questa versione non è aggiornata agli ultimissimi studi. La questione però riguarda più che altro il debriefing, cioè la spiegazione della teoria che c'è dietro questo test. Quella la potete trovare aggiornata nella versione inglese, nella versione italiana no. Qua potete vedere una serie di test possibili per poter misurare i nostri pregiudizi verso diverse categorie umane, come il colore della pelle, la razza, la disabilità, la sessualità, l'età, nazionalità, peso e genere. Adesso io per illustrarvi bene come funziona questo test, lo farò, mi ci sottoporrò e voi vedrete l'esecuzione e il risultato. Sinceramente sceglierò la categoria meno controversa e verso cui purtroppo sono pienamente consapevole di provare un pregiudizio, gli americani, o meglio, gli Stati Uniti d'America come istituzione, il governo americano, non gli americani in se stessi. Il test è questo qua, che misura la preferenza provata verso gli Stati Uniti e verso l'Italia. Prima di fare il test in se stesso, l'Università di Harvard ti chiede di compilare alcuni dati personali. Ecco, vi dicevo che in versione italiana il test non è aggiornato alle ultimissime evidenze scientifiche. Non è neanche aggiornato il questionario riguardo ai dati personali. Qua mi chiede un'affiliazione politica e mi dà tutti i partiti che potevano andare bene all'inizio degli anni 2000. Vedete? C'è l'Ulivo e per esempio non c'è il Movimento 5 Stelle. Adesso che ho completato il questionario dei dati personali, può iniziare il test in se stesso. Mi vengono forniti una serie di stimoli e io devo classificarli di volta in volta o come americani o come italiani, oppure o come cattivi o come buoni, o entrambe le cose. Vedremo meglio facendolo. Per classificare gli stimoli devo premere un pulsante o un altro. Adesso devo classificare gli stimoli come buoni e come cattivi. Adesso invece devo premere un pulsante per classificare gli stimoli italiani e gli stimoli buoni e un altro pulsante per classificare gli stimoli cattivi e gli stimoli statunitensi.
Adesso hanno invertito i pulsanti. Adesso invece devo fare il contrario di quello che ho fatto qualche esercizio fa. Devo classificare con lo stesso pulsante gli stimoli Stati Uniti e gli stimoli buono e con un altro pulsante gli stimoli Italia e gli stimoli cattivo. Come sospettavo, il test mi dice che ho una forte preferenza automatica per l'Italia rispetto agli Stati Uniti. Questo perché ho fatto una serie di errori nel momento in cui devo classificare gli stimoli. Ho classificato tendenzialmente gli stimoli positivi come Italia e gli stimoli negativi come Stati Uniti, anche quando l'esercizio mi chiedeva di fare il contrario. Adesso invece il test mi chiede di commentare il risultato. Io personalmente ho scoperto questo test durante una lezione di psicologia sociale, quindi metto che l'ho scoperto tramite raccomandazione di un insegnante. Voi magari potete mettere che l'avete vista tramite un link da un sito di comunicazione di massa o su un blog. Non credo che quando hanno strutturato questo test, avessero previsto l'esistenza di YouTube, dato che mi chiede se voto l'Ulivo di Romano Prodi. In generale, questo test misura la preferenza per il gruppo di cui si fa parte, l'in-group, anche se è più complicato di così. Non è raro, infatti, che membri di gruppi minoritari dimostrino una preferenza implicita, inconscia, per il gruppo dominante, per l'outgroup dal loro punto di vista. Il bias intergruppo, è così che si chiama la preferenza istintiva per il proprio in-group, è una cosa importante, ma non è l'unica forza in gioco. In questi casi siamo davanti a persone che hanno interiorizzato il pregiudizio del gruppo dominante verso il loro gruppo di appartenenza, senza però identificarsi in questo pregiudizio. Sono spesso persone con un orientamento alla dominanza sociale, che accettano cioè il sistema sociale esistente senza problemi, con le sue gerarchie e le sue discriminazioni, senza quindi volerlo mettere in discussione. Queste persone non ne sono consapevoli. Ricordiamo infatti che il test misura il pregiudizio implicito, quindi il pregiudizio di cui probabilmente non siamo coscienti o di cui non vogliamo essere coscienti. Intendiamoci però, questi pregiudizi sono istintivi e non per forza si concretizzano in discriminazioni vere e proprie, in comportamenti. Nonostante si possa provare un pregiudizio, spesso le persone se ne rendono conto e contrastano questa tendenza. Inoltre, non tutti hanno lo stesso livello di pregiudizio. Ognuno può provare un pregiudizio, rendersene conto e bloccarlo senza metterlo in atto. Ci sono dei modi per ridurre i pregiudizi in generale? Sì, ma questo è un argomento per un altro video. Nel frattempo, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale e condividilo. Io sono Eros Evose e con questo canale YouTube voglio far conoscere a più persone possibili la psicologia e le sue conoscenze,
che purtroppo spesso non sono così tanto diffuse nel grande pubblico. Principale fonte per questo video è stato questo manuale di psicologia sociale di Crisp e Turner, edito da UTET. Noi ci vediamo presto con altri video sulla psicologia.